Thank you. ragazzi mi sentite spero di sì ciao a tutti ciao ragazzi benvenuti nella casa mamma che odio ah, ciao a tutti ragazzi allora vediamo un attimino se mi leggete anzi mi, mi leggete cioè ciao Grazie, grazie per gli applausi Grazie a tutti Se mi sentite volevo dire Io se vi leggo Allora ecco qua Inizio a vedere tutti Ciao Corvi Ciao Silvia Bea Strega Baci 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 e, um, Oggi speed date sì In realtà um, anche di più cioè Adesso vi spiegherò un po' di cosine che succederanno oggi e, um, Oddio Chi è? Chi è? Oddio, hai fatto volare praticamente via il sacco. No, no. È uscito pure via l'emoticon dal sacco. No. Vabbè, ragazzi, sinceramente, basta il pensiero. Vuol dire che hai fatto scoppiare il sacco. Ah! Ok. No. Ciao. cuore Rosso cuore, viola, cuore, rosso cuore, viola, stelline, ballerino, uomo che balla, fungo, alta tensione, maiale, orangotango, pulcino <ride> che nasce. <ride> pancino che nasce, orangotango! Sto malissimo! No! Ragazzi, io... Al primo anniversario, sweet, cuore, Twitch, oh, Unity. Va bene, tre anniversari, Lucy! Cioè, ma Lucy eri tu? Oddio, ho letto bene? Ragazzi, io non so per quale motivo adesso non sto vedendo più i messaggi nella chat, mi si è imballata tutta l'app, evidentemente a questo punto, ma scusatemi, sto impazzendo. Tra l'altro a che livello siamo dei live Train 2? Ok, ok. Che cosa che no? Oddio, sì ero io, ok. No, pensavo di aver letto male. Sì, anche tu, per 31 mesi, ragazzi ve lo giuro che se oggi fate partire, arriviamo al livello 2 completato dell'app train, io mi spoglio, peccato che non possiate vedere, eh? però mi spoglio ragazzi, eh, cioè il GF fa questi, capito, colpi di scena Ah, oh, ragazzi, ve lo giuro. Cioè, il fatto di pensare che ho comunque un programma di trash e è... allora a questo punto vi do del trash, ragazzi. Poi che non lo possiate constatare, mi dispiace davvero tantissimo. Giulia, ciao, Ale, illegale, Melli scusami, non ti avevo salutato prima, mi sono persa poi la, la chat. Seguo più questo GF che il vero GF. Ma idem, ragazzi. Idem. Marisol, ciao. Ah, l'Eurovision. Io, ragazzi, non lo sto proprio seguendo. Vi devo dire la verità. E tu dai il trash a prescindere, benissimo. Allora, ragazzi, come state? Cioè, con mia grandissima gioia ci vediamo qui e ci vediamo qui anche con alcune facce che devo dire la verità, mancano da un po'. Mia cara Cicilia, però, dato il periodo, lo capisco perfettamente. PS, domani io ho un matrimonio: non è il mio matrimonio, ma un matrimonio. E quindi cioè, ci ti penso tantissimo, sappilo, e Julie. Yeah, che ci sei anche tu, e, Alessandra. Dove cavolo? È la mia film self? Allora, Cici, ma tu l'hai fatta? Iniziamo da questo, number one. E numero due, se l'hai fatta e non l'ho scaricata, eh, c'è un problema. <ride> Però me lo dovete ricordare, ragazzi. Ma io credo che tu sia una disco, la mia cara Cecilia. Quindi ti chiederei gentilmente, lo chiedo a tutti gli abbonati che non hanno ancora inviato, grazie Tuna per questi cuoricini. Oh. Per, um, se non avete caricato uh, i, il, i vostri SimSelf, palesatevi Franci, ciao, non so se prima ti avevo salutata, comunque sì, un matrimonio di venerdì, sì. Di venerdì di Marte non si sposa, non si parte, ragazzi, credo che non valga più. Io ormai sento di matrimonio di venerdì da anni, quindi boh, che vi devo dire, in effetti scoppiano tutti. Allora ragazze e ragazze, oggi devo necessariamente mh, togliervi un po' di sorprese, nel senso che non posso temporeggiare più di tanto da questa vista. Aspettate, aspettate. Uh, Papà, pa, pa, se riesco anche a non fare macelli con queste cose ok allora sì nel senso che ragazzi qualcosa ve la devo spoilerare ma soltanto ai più attenti quindi non ve lo dico se qualcuno si accorge di qualcosa e sarà uno spoiler altrimenti ve lo dico tra poco the scarlet girl ciao 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 pala ciao Ah Ceci, allora se tu avevi ancora quella SimSelf giustamente, sappi che anche chi era prima ho detto che dovevano rimandarmi in qualche modo il SimSelf con un nuovo hashtag. Se tu non vuoi questa cosa, ma vuoi comunque il tuo Sim all'interno, fammelo sapere, che ci organizziamo, lo vado a recuperare in qualche modo. Can! Comunque adoro Ceci il tuo messaggio, piango. Ah, strega. E cio, ragazzi. Oh mio dio, scusatemi, ma Ma... scusatemi, ma 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 questo vuol dire che è partito l'ultimo? L'altro? No, TV bianchino, strega. Scusatemi, ma questo vuol dire che è partito anche l'altro hype train? Io non lo so, devo aggiornare questa app maledetta. Oh mamma, c'è il mio ospite, è buono. Ecco, allora Marisol ha ingarrato uh, quello che vi dovevo dire. Allora, ragazzi, eh, visto che eh, Ceci mi dice. Eh, scusatemi, Giulia mi diceva se sì, eh, gli ultimi 15 minuti, guarda, non so dirti Giulie, devo dirti la verità. Eh, ti conviene comunque recuperare, perché tu lo sai che negli ultimi minuti può succedere il patatrack. Cioè, ragazzi, ovviamente. Ma se state notando, eh, ciao ciao! Eh, a voi che state entrando, anche se non vi leggo ancora dalla chat. Vabbè, ma ormai io, cioè. Ho capito perfettamente che sono rovinata, ragazzi. Sono rovinata, ci rinuncio. Devo aggiornare necessariamente l'app. Tra l'altro fatemi vedere se posso far, fare da qui eventualmente vedere soltanto la chate. Eh? Ragazzi scusatemi quindi vuol dire che il, il livello 2 dell'App 3 non l'abbiamo concluso? Ci abbiamo 3 minuti e 35 se qualcuno deve aggiornare il suo abbonamento. Ragazzi, this is the moment. This is the moment, ok? anch'io Laura oggi ce l'ho buggatissimo, non so cosa sia successo, ma meno male che siamo in due. Ragazzi comunque io adoro questi pezzettini che stanno volando. Da una parte all'altra, non ce la posso fare. This is the moment. Esattamente, ragazzi. Allora, amici e amiche, oggi è successo di tutto già prima di cominciare. Questo perché i miei corgini sono caduti nel vuoto. No io non vedo l'hype train ragazzi allora mi risulta che praticamente eh, siamo a livello 3 iniziato e se adesso eh, cioè, concludiamo questi 3 minuti con altri abbonamenti o 100 bit o regali di abbonamenti ragazzi potrebbero potrebbe, eh, potremmo completare anche l'emoticon di livello 3 io sto male soltanto che ci penso ve lo dico intanto Ale nuda per l'hype train esatto Linda tra l'altro Linda scusami ma nella mia testa io prima ti ho salutato spero anche al, dal vivo e, mm, allora amici e amiche grazie Giulia per questi corgini le rimessi anche tu no? e, mm, comunque ragazzi oh, oddio bea bea ha regalato che cosa è successo non capisco allora vedo tra l'altro qualcuno bea ha regalato un veramente allora leggiamo mi sento male, allora sta andando train ragazzi. Come se non ci fosse un domani, io mi spoglio, eh, ve lo dico. Cioè, I minuti contati, cioè, avete? Eh? Ve lo dico. Uh, uh, sto male, sto malissimo. Uh, non so a che livello sia train in questo momento, a che um, percentuale, vi devo dire la verità. Ma chi è andato a questo abbonamento? A Franci, no, che bello, cuoricina, no, vabbè. Flaster, assolutamente sì. Ti, mi ricordo dei tuoi um, ospiti, li ho anche scaricati già, eh, ne ho anche approfittato. <ride> no scherzo, <ride> comunque adoro, adoro. No, so, mi spoglio in diretta se esatto. È già stata arrestata, cheat. Allora è al 29% ragazzi mio Dio, Mi sento male, mi sento malissimo Allora nel frattempo Se uh, qualcuno appunto si ritrovasse A parte Bea che ha avuto lo stemma uh, Adesso non so che livello Che stemma sia quello Comunque adoro tantissimo Tipo con il numero dei best um, Content uh, Come si dice, capito? Eh, quelli che, um, come si dice? Vabbè quello e, Allora ragazzi tra l'altro non so, qualcuno ha cliccato il cuoricino Ma non si è ancora palesato, fatemelo sapere sapere, pari allora ragazzi, nel frattempo, che train va, base, Dio vuole, um, avremo anche le emoticon nuove supporter. Grazie, Linda, esatto. Faccio finta di aver capito, best supporter, esatto. E, um, comunque, ragazzi, oggi vi devo dare una serie di notizie. È successo di tutto anche già prima che cominciasse questa live e il ritardo infatti è stato dato perché io lo sapete sono una persona schietta, sincera, trasparente, senza peli sulla lingua, ma peli altrove. Uh, quindi niente praticamente uh, cosa è successo? Che io ho invitato un gran numero di ospiti, ok, in casa e nello specifico 5 perché avevo uh, fatto uh, Maestro, ciao! Eccoti. E mm, allora tu avevi cliccato il cuoricino perché mi sa che è la prima volta che partecipi alla chat benvenuto e molto bene grazie stiamo cominciando adesso praticamente ragazzi scusatemi è concluso l'hype train avete delle nuove modicon credo di sì aspettate che forse le posso mettere anche io ah, aiuto ho sempre il gatto che no qual è oh mio dio non so non so non so nulla Oh, ragazzi io Lo giuro non ne ho idea Il fatto sta che ci sono delle emoticon meravigliose Stream with pride C'ho sempre il pesce con Guardate ve me la metto in chat Ho sempre il pesce con la cresta Che poi in realtà mi dite che è qualcuno che fa Pat pat sul pesce Vabbè dettagli e... Ma Lucy vedo che tu ce ne hai una nuova hype Ah A tempo limitato Ragazzi postate le vostre emoticon Grazie domani vengo dal matrimonio Marisol guarda stendiamo un velo pietoso domani mi metto foto del mio vestito Sandali in mezzo ai pozzi eccetera. Allora ragazzi adesso basta ok? Arriviamo al sodo vi vado a dire cosa è successo prima dell'inizio di questa live perché sì come vi dicevo già avevo mandato gli inviti per questa eh, diciamo puntata avevo mandato gli inviti a una serie di ospiti. Gli ospiti invece eh, mi hanno schifata da cima a fondo perché ragazzi cosa è successo? Praticamente eh, alcuni sono venuti e se ne sono andati questo è il motivo per cui avevo iniziato una festa del barilotto perché volevo braccarli ho provato ad invitarli in tutti i modi ma non c'è stato verso se ne sono andati e non sono più tornati cioè io non ho parole per definire questa scena l'unico che è rimasto e che oggi per tutta la giornata sarà il nostro ospite d'onore nell'attesa che magari anche altri vengano cioè tornino perché vi dico, ragazzi, anzi vi do per trasparenza anche qui i nomi di chi era stato nominato. Ora vi vado a denunciare e a denunciare anche tutta la situazione. Scusatemi, nel frattempo ho anche aggiornato la, la um, app, quindi ora forse vi vedo. Uh, se ho saltato qualche messaggio, uh, scrivetemelo di nuovo così vi leggo. Uh, quindi dicevo ragazzi, per trasparenza vi annuncio che gli ospiti che erano stati invitati... Inizialmente perché ho girato la ruota e per tenermi, diciamo, avanti per farveli trovare già in casa, ho iniziato tipo alle sette stasera, ma eh, appunto si sono rifiutati tutti. Eh, ho iniziato con la ruota che mi dava ehm, l'ospite di Lucy Marisol, che poi ha accettato l'invito ed è qui con noi, <coughs> Bea, Giuli e uh, oh? Oddio, e corvi. Ok, questi erano uh, gli ospiti. Dopodiché, ragazzi, sono andata alla cieca, li ho invitati tutti. Ah, qui avevo fatto macelli, vabbè, non ci fate caso. E, mh, quindi, niente, li avevo invitati tutti, nessuno si è uh, presentato, cioè, si sono presentati, poi se ne sono andati, eccetera, eccetera. Non sono riuscita a braccarli. Ah, in realtà uh, anche l'ospite: uno, uno dei due ospiti di um, Fluster. Uh, perché ragazzi, vi devo dire anche questa cosa: lui si ha creato. Non ho ben due ospiti per Fluster Quindi, se li vedete in galleria con l'account di Lucy, sono in realtà i suoi. E eh, perché è buio in casa? Bella domanda, Dio mio. Non lo so, ragazzi. Mettiamo no, il pack, allora. Abroga. Tutto vai ok le luci ci sono comunque eh, dicevo praticamente cosa è successo che um, Lucy ha creato questi due ospiti per Fluster che non ha creato il suo Simself bensì due ospiti quindi gliel'ho bagliata questa cosa e uno dei due era stato invitato anche anch egli se n'è andato anche ella in realtà, va bene niente li ho creati perché lui non ha abbastanza pack eccetera e gli ho fatto questo favore, sì assolutamente Lucy guarda mi aveva scritto anche e ho detto oh, assolutamente non ci sono problemi Hvala. Allora, cosa è successo quindi, ragazzi, adesso oggi cosa succederà? Io direi di mettere play perché così andiamo a vedere un attimino già dei, eh, degli inciarmi che si stanno verificando. Allora, innanzitutto con la festa col barilotto potete vedere che i nostri eh, sim qui hanno, eh, si sono vestiti eleganti. Quindi la festa si sta anche concludendo, ma per il momento ci becchiamo la fine della festa. tá e Osserviamo un pochettino in giro che cosa sta succedendo prima di dedicarci ufficialmente agli Speed Date. L'ospite di oggi che è Oliver anche avrà il suo momento di gloria, ragazzi, perché non a caso che entrino gli ospiti è il titolo di questa live e o meglio di questa puntata e quindi io continuerò in ogni caso ad invitare a tratti coloro che erano stati invitati in un primo momento, ad esempio Cristiano, e quindi io per cioè vi faccio vedere, ragazzi, Cristiano. Poi abbiamo Nathan e invitiamo anche Nathan uh, Irish ed invitiamo anche Irish. Ok, e poi in realtà poi li avevo invitati tutti, quindi ragazzi, per me chi vuole venire è il benvenuto mi ero data un massimo di 5 per poter diciamo per poterli conoscere bene uh, 5 alla volta ma considerato che praticamente non sta bene nessuno ragazzi è tutto tempo perso, va bene dettagli ciao Otto, Andrea tra l'altro noterai che ti sei anche vestito elegante oggi sta finendo la festa col barilotto ma ragazzi prima di dedicarci agli speed date appunto l'ospite di Oggi deve essere, diciamo, accolto nel migliore dei modi, io vi direi. Quindi, facciamolo, amici e amiche, ringrazia per la presenza, ma soprattutto, visto che non so ancora quale sia la relazione, eh, diciamo, con lui, visto che è entrato nell'unità un familiare, ragazzi. Adesso mi sa che si sono sballate tutte le prime impressioni. Quindi, come l'altra volta, io adesso vado a eh, diciamo un pochettino. Um, creare una prima impressione con loro e vediamo un attimino che cosa può succedere. Attenzione nelle mie parti, giuro che se la fa con tutti, ma non si pare neanche. No ragazzi, ve lo giuro, io non so come sia possibile questa cosa. Comunque, tra l'altro, notate che sono arrivata anche io qui a presentarmi, giustamente do il benvenuto. Allora, qui c'è Fede, ma io poi vieni qui, vieni cara me e vieni a dare il benvenuto al nuovo arrivato. Sfida ovviamente a tuffarsi, certo lo faremo. Prime impressioni, rigenera la prima impressione. Ok, ragazzi, vediamo cosa ne pensiamo di lui. Allora, Oliver. Oliver, uh, allora ti direi divertente da, da avere intorno, onestamente ci può stare effettivamente, ma Nathan è qui da qualche parte, sto maledetto, perché io ho avuto un feeling con lui quando è venuto davanti alla porta e volevo che entrasse, consapevole dell'impatto, consapevole dell'impatto, ma se n'è andato ragazzi, quindi questa è la situazione. Allora, amici e amiche, visto che comunque Oliver è il um, sim ospite di Marisol, facciamo sì che appunto Marisol anche si avvicini a lui e adesso vi devo dire la verità non so se vediamo se aspettate ce l'ha una prima impressione con lui non credo proprio apri il profilo del sì e eh, no infatti Marisol sei pronta a scoprire se il tuo ospite con te ci vuole parlare <ride> perché tra l'altro ragazzi vi devo dire che ho anche risollevato un po' le loro sorti o meglio, um, ho uh, un pochettino dedicato del tempo. Allora, attenzione tra Debbie e Alessia, pare ci sia del feeling. Pare che ci sia del feeling. Ale eh, Alessia, ciao ragazzi, volevo dire però, sì. E tenete a mente queste relazioni che stanno uscendo, perché saranno oggetto appunto di speed date. Ma il primo speed date di oggi, ragazzi, è appunto quello tra Marisol e il suo ospite. Quindi mh, mio caro, non so, sinceramente, o oh, meno male che io ne volevo 5 circa. Di ospiti Poi tra l'altro ragazzi vi devo dire la verità Ah Silvia sappi che io poi Blocca per tutti um, Sappi che io poi ho fatto saltare anche la porta d'ingresso E non so bene se fosse questa In origine Comunque come potete notare ragazzi Mi ha schifata tantissimo um, la, uh, la gente che ho invitato E quindi non ci sono E allora a proposito Grazie mille per avermi ricordato Delle persone che sono in suite All allora, ragazzi, dovete sapere che Tuna. Vai qui. Tuna e uh, Melanie sono ancora qui in suite. Tra l'altro, Tuna se la stava spassando. Vi devo dire la verità. Uh, ah, si è bloccata. Scusami. Era uscita. Quando è uscita, ho ribloccato la porta. Ho avuto questa brillante idea. Dovete capire questo. E <ride> non ce la posso fare, ragazzi. Giuro. Se qualcuno vi dovesse mai chiedere. Um, Qual è il bello delle mie live? Cosa rispondereste? Grazie. Attendo vostre. Thank you so much. Ok, ora che l'ho fatta entrare, però la potrei bloccare. Blocca per tutti, grazie. Anche voi dovete rimanere lì. E ho messo una tv, ragazzi. Gli ospiti sarebbero riusciti ad entrare. Allora, no, beh, aspettavo che arrivassero qui davanti e poi bussassero al campanello. Tra l'altro, quando arrivano, vi assicuro che col campanello li sentirei perché ehm, si sente. Però, ehm, vi giuro, sto guardando la strada da ore e non ci sono. Allora, dopo torniamo anche dalla povera Lau. Quel tavolino metti uh, col televisore? Uh, sì, <ride> Silvia, sapevo che saresti, mi avresti odiata. Comunque, ragazzi, la povera Lau, che in realtà è quella che se la sta uh, passando meglio, vi devo dire la verità, senza stress, senza niente. E tra l'altro, vi faccio anche vedere che lei sta pensando di, di battere sui capitani e ascoltare musica pop. Cioè, non è che sta pensando a qualcuno di loro, non se ne frega proprio benissimo, vi direi. Allora, ritorniamo qui perché dicevamo, quindi, uh, avevamo lasciato in sospeso cosa ne pensa. Gioca a The Sims per 5 ore. Ma questo successo esce proprio a casaccio, ragazzi. Mi chiedo perché esce spesso. Allora andiamo a parlare con questo tizio. Tra l'altro, ragazzi, non so se abbiate visto la mod che vi ho recensito oggi. Se così eh, saprete che cosa sto facendo. Parla della temperatura calda, uh, per esempio, um, parla. Vedete del tempo soleggiato? Marisol subito che corre da lui. Guardate proprio si butta e vediamo che cosa ne pensano l'uno dell'altra. Sentimenti per Federica? No. Ok, allora attenzione. Uh, Oliver e Marisol, no. Marisol, aiuto, lui pensa che tu sia nel mondo dei sogni, invece tu pensi che lui sia divertente da avere intorno, vabbè Vale, ciao, vengo da Raid di qualche giorno fa, mi ricordo benissimo, baci, grazie per essere tornata qui da noi Allora, uh, tra l'altro c'è la giornata dello sport, sti cavoli, e... Um, però, sì, ragazzi. Uh, ah, attenzione, ma Laura, scusami, ma tu lo sai perché sei lì, nel. Um, giù. Cioè, aiuto. Chi è che mi ha messo lì? Pa, pa, pa. Linda, che mette il Titanic, immagino su nel mondo dei sogni ci sta tantissimo. <ride> Lui, l'ingrato, adoro. Brava, Linda, ci sta, ci sta. E, cosa sono i ride? Grande domanda, Giulia, perché infatti io, volta scorsa, praticamente ti sei persa un grandissimo ride. Sono entrati in 30 di loro, secondo me, e uh, quindi ho detto: Devo imparare a fare i ride perché devo ricambiare questa cosa meravigliosa. Cioè cioè, che si portano i propri, diciamo, follower altrove anche. Cioè, capite? Boh, non so davvero come si faccia. Comunque, tutto ciò, vergogna vescicale. Ah, povera, si è fatta la pipì addosso. Marisol, scusami, visto che sono le 19, ti chiederei anche di metterti un vestitino. Si, si recupera, Giuli. Uh, allora, metti, uh, wait, wait. Eh sì, perché ha ragione, mi sa che è successo proprio alla fine della puntata. Allora, mettiamoci da festa. Marisol, dai. Comunque, io non capisco davvero, ragazzi. Dopo voglio andare anche a vedere. Um, qualcuno si butti su Oliver, esattamente. Voglio andare a vedere con chi sta uh, in teoria charmiando Oliver, perché al momento mi sembra solo con. Cioè, Marisol che sceglie di flirtare con Joe e non con Oliver Allora, scusatemi, esigo fare un gruppo No, vabbè, non ce la posso fare Allora, aggiungi al gruppo, ok E adesso organizziamo un appuntamento a tu per tu, ok? Allora ragazzi, è vero pure che... Um, e chi li ha mandati da Ale? In effetti, sì, chi li ha mandati, Vale? Chi vi ha mandati? Da chi siete venuti? Ale Simpson. Oddio, che bello! ma um, cioè non l'avevo nemmeno capito perché poi non è che si vede o no o non, sono ancora inesperta in queste cose allora ragazzi visto e considerato che qui abbiamo un bel po' di spazio privé nello specifico da questa parte io direi di sederci insieme a parlare un pochettino con il nostro ospite a prenderci del tempo per noi io in quanto presentatrice vengo a mixarvi una limonata lo sapete che io faccio sempre queste cose mentre che mi esercito. A fare ginnastica, ma va Mixa limonata. Alessandra gentilmente: Ah no, ma pensavo che stavo facendo. Ste ragazzi, cioè, vi giuro, io ero convinta che stavo facendo ginnastica, invece io non me ne frego proprio di niente e di nessuno. Stavo facendo Stavo giocando con l'ama Io non ce la posso fare Vabbè Ma poi da sola Poverina Nessuno mi calcola Mai In my life Carina la tipa Col foulard verde Chi era la tipa Col foulard verde? Ah, è lei, Gio! È Gio, veramente, i tuoi look sono meravigliosi. In realtà, vi devo dire la verità: i look di tantissimi di voi. Um, teniamo a mente un attimino le situazioni, poi degli altri, eh, perché io devo ritornare da voi e capire cosa sta succedendo, corvi sempre flirtante da morire. Amore traballante, eh? Cordina, qualcuno ha fatto con te quello che tu fai, hai fatto con loro? Perché ti ricordo che tu praticamente a noi ci hai schifati tutti. Perché uh, cioè in realtà non è che tutti Cioè a tu si è andata con tutti cioè a fare la, un pochettino la um, uh, A fare i complimenti poi alla fine E a vedere chi ci stava E hai fatto anche bene onestamente Creiamo un po' di come dire uh, Movimento ragazzi in questa casa Perché non è possibile questa cosa cioè, non è possibile davvero Oliver si è scocciato allora, andiamo qua, eccoci qui. Allora, andiamoci a sedere, sediti insieme. Uh, io le, ve le sto venendo a mixare le bevande, ok? Eccoci qua, ragazzi, arrivo. Dove sono io, Giulia? Adesso infatti andiamo a vedere. Allora, la vostra, ragazzi, presentatrice preferita, vi sta anche mixando le bevande. Grazie a tutti. Ora puoi andare a fare le tue cose, Alessandra, vai. Vai, vai a fare paura dei sogni realizzati, ovviamente. Vai a cucinare qualcosa per uh, il pubblico pagante, grazie. Ma risol una parola a lui, ho capito che siete un po' imbarazzati, eh, però. Cioè, non lo so. Racconta una barzelletta sugli alieni. Ehm. Mm, Vale, uh, curiosità, giochi con tutte le espansioni e delle mod. Ho capito delle storie su Instagram dalle storie su Instagram che è quella del parto. Sì, ho praticamente tantissime mod, tra queste, appunto, come ho potuto notare tante persone nell'unità familiare, perché praticamente uh, con la MCCC si può fare. Se ti interessa, appunto esclamativo, YouTube ti rimanda sul mio canale YouTube e lì nelle mod che non potete assolutamente non avere, ragazzi, uh, vi ho recensito la MCCC se non la conoscete, ma immagino di sì, Ale, ma nella realtà è il sedere così, <ride> allora ragazzi, ma io direi, ma fosse vero, sicuramente ho un sederone, sicuramente ho un sederone. Questo è molto più alto del, del previsto in realtà, però me lo so tenuto sinceramente. Oh, ma perché devo farmi come sono nella realtà? Non lo so. E, e quindi sì, <ride> Se hai quel papà, complimenti. Però non so se notate, ragazzi, ma ho modificato volutamente la mia sim self. Per questo vi dicevo che non era ancora pronta. Qui Bea e Alessia, no, e Giulia che se la in charmiano. Comunque ho due cosine così, quindi non è che vi convenga tantissimo vedermi. Nuda, nuda, capite? Ecco. E, e quindi niente, questa è la situazione. Domani, ragazzi, tra l'altro, se andate su um, Instagram, Dovrebbe esserci, dovrebbero esserci anche delle storie in evidenza con me, potete anche notare ogni tanto dei glutei non indifferenti, finalmente mi lancio su qualcuno, bea vai, allora nel frattempo in effetti andiamo, passiamo alla, um, diciamo a rassegna, in rassegna coloro che al momento sono flirtanti, mentre lasciamo loro due chiacchierare e vediamo il da farsi ragazzi, perché cioè, tra l'altro io davvero senza privacy, cioè non lascio... Codice morale per il tratto fedele. Wow. Uh, la conosco ma non ho imparato ancora bene ad usarla. Sono tornata nel mondo di Sims da poco tempo. Dopo anni che non giocavo, ti capisco, ti capisco. Può capitare molto spesso. Le bevande fluttuano. Oddio, quali? Quali, Marisol, le dicevi? Comunque non lo, lo escludo. Ehm. Uh, bla bla bla. Appellativo che il prof di greco ci dava al liceo. Oddio! Con me non ci ha provato, strega. No, veramente. Allora, vediamo Juli dov'è. Scusatemi. Vicinanza maggiore per i ricordi felici. Allora, Juli è qui alla fine. Allora, ha ragione strega. Uh, Corvi non ci ha provato con te. Mi dispiace tantissimo. Però Corby sta continuando a lamentarsi di qualcosa che è successo, ragazzi. Oh, oh oh, attenzione, accetta un flirt. Però, ragazzi, scusatemi, io vi posso dire una cosa: la cosa che mi sconvolge è che ancora non ci siano stati dei fichi fichiamenti. O almeno potrei anche sbagliarmi. Ma non mi sembra. O sbaglio? Non mi sembra. O oh, sbaglio, ok. Io alla fine sono finita qui a fare massaggi, facciamo. Sì, fate le vostre cose. Allora, ragazzi, che si concluda un attimino l'appuntamento di Marisol perché, tra non molto, uh, sul tavolino, quello dei divani. Ah, no, no, mi sembra di no. Mi sembra di no. Boh. Allora, beviamo questo, bevete, bevete. Oh uh, lui è triste! Invidia per il tratto geloso. Ma scusami, ma allora se sei un gelosone, no? Per quale motivo? Cioè, vuol dire che vuoi un amore? Ah no, che c'entro io qui? Vuol dire che vuoi l'amore? E non ho capito con il tuo ospite. Cioè, non fai nulla, nulla di ciò. Tra l'altro, Mari, solo, scusami, dimmi se è una persona realmente esistita <ride> o meno. Perché non saprei. Comunque, lui niente, ragazzi. Piuttosto va a lavare i piatti. Piuttosto va a lavare i piatti. Cioè. Marisol, per te l'ospite va via, cioè niente. Io, io chiacchiero con Federica nel frattempo. E uh, scusatemi, fatemi vedere un attimino se posso provare a reinvitare un altro ospite. E quindi, nello specifico, andiamo qui. Cristiano, io ti voglio vedere in partita oggi, capito? Oggi ti voglio vedere in partita. Dove cacchio sei, Cristiano? Tra l'altro, anche se non li vediamo io poi. Vado a, a cliccare sopra e vi esce. Tipo centrala visuale. Se sono nei paraggi, lo potete sapere molto molto tranquillamente e facilmente. Allora, uh, il caro um, estinto. No, scherzo, uh, alle ah, in zona piscine ci sono faville. Oddio, ragazzi, in effetti fatemi andare a vedere. Oh mio Dio, Bea! No, ragazzi, Bea e Giulia sono praticamente in copulazione. Cioè, scusa. Scusatemi ragazzi. Cioè, allora, io ora non vorrei dire, ma uh, non mi aspettavo che andassero così d'accordo, da addirittura fondersi in un'unica personalità. Cioè, io adoro tutto ciò e infatti adesso Alessia che si sta entusiasmando per i cani perché vuole sviare tutto ciò, uh, è furente perché ovviamente non può accettare questa vista. Cioè, scusate Scusatemi, io non ce la posso fare davvero. Cioè, io non ce la posso avere davvero, ma così? Cioè, Bea, poi scusami, poi ci informeremo nel cast se eventualmente chi può, eh, diciamo, ingravidare, chi non può ingravidare. Adesso non sappiamo. Però c'è, cioè, capito? Senza pudore. Cioè bellissimo esatto. Comunque Alessia mi dispiace tantissimo perché tra i due litiganti, visto che voi, tu e Bea... Oh, lo sapevo! Insulta! No vabbè... Vorrei aver messo che posso essere gravida. Non ce la faccio ragazzi. Comunque scusatemi nel frattempo. Eccola. Alessia che sta... Ecco e si allontanano perché... Lei dice, ma dai Alessa, vai tranquilla, tanto qui siamo così, cioè ci vogliamo bene, ma tu prima mi avevi illuso, stavi parlando con me, No, povera! mi prendo pure dei nomi. No, oh, vabbè, ragazzi, non ce la posso fare. Sta insultando tutti Alessia adesso. Ma giustamente, ma giustamente. Comunque dopo dobbiamo controllare se tra di loro c'è una relazione amorosa che va portata avanti. No, con Debbie, allora scusami. Cioè intendevo proprio Bea e Alessia Vediamo ragionevole Allora Alessia pensa che Bea sia ragionevole E Bea pensa che sia uh, Emozionalmente espressiva Ecco cioè emozionalmente espressiva Si intende con cioè, Si intende dire una che non le manda a dire Si espressa ecco si, si esprime una che si esprime <ride> Aiuto non se la faccio Comunque si sì, deviano il discorso sui cani Capito? Mm? Naso Sentimento acquisito. E a tal proposito andiamo quindi a vedere con Giulia qual è la situazione, ragazzi. Andiamo un attimo a controllare. E eh, infatti, ok, ragazzi, qui si sta um, prospettando prima impressione inaffidabile però Giulia Perbea perché aveva visto un attimo questa situazione un pochettino rosca, Bea, mi dispiace se è stata sgamata, però devo dire che questo sarà uno degli appuntamenti speed date di oggi, ragazzi e a questo punto mi date proprio il là per cominciare subito. Allora, eh, non mh, credo, non so se riusciremo a farli tutti, ma ragazzi, oggi i SIM che hanno Um, Un livello amoroso um, faranno uno spidetta appunto con il corrispettivo, cioè diciamo come si dice con colui con il quale hanno appunto questa liaison. Nello specifico, come potete vedere, la nostra Federica adesso ha una relazione amorosa con Debbie che ragazzi visto che lei vorrebbe baciare qualcuno io vi direi che a questo punto iniziamo questo appuntamento questo speed date tra l'altro tutti quanti che sono veramente molto molto presi da um, questo gioco io adoro onestamente uh, Federica sta anche andando a mangiare e ok ma vi dicevo che quindi è Debbie il suo primo speed date Debbie dove sei? Centrare la visuale, ok, eccola qui. Allora Debbie ti direi, se vuoi vai a mangiare perché Dio solo sa quanto tempo durerà questo appuntamento. E qualcosa mi dice che anche tu abbia fame. Ascolta la domanda di Linda. Oddio, Linda che domanda le ha fatto? Chiedi cosa è successo, però c'era anche una relazione romantica, ragazzi. Allora Debbie vai a mangiare. Ti dicevo, dove sei? Perché la perdo sempre, Debbie? Ok, ok, c'è cioè del romantico anche tra di loro, qualcosa mi dice. No, chiacchiera, e allora? Boh, non lo so. Allora, in tutto ciò, um, i nostri ospiti continuano a non venire, ragazzi, inutile dirvi. Cioè, boh, davvero... Io sono allibita dal sedere di A. <ride> Raga, ma davvero non è così. Cioè, capite? Era per dare, come dire, cioè, magari non perché non è così perché è brutto, magari l'avessi così cioè, enorme, alto cioè, sull'enorme. Potrei ancora, ancora. Comunque, allora eh, vi dicevo. Quindi, Federica, che non so se ha mangiato o meno. Federico, senti, fa una cosa però, io non vi posso più mandare a fare le cose, ragazzi, abbiamo capito. Allora, servi la cena, bla 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 bla, um, volevo dire, fa un pasto veloce, cereali, ok, Becca di questo, arrivederci, è l'unica cosa che proprio ti degni di mangiare. Um, Ale, ma tu cercherai di avere un, un comportamento più distaccato a questo giro oppure finirà come lo scorso GF che ti fa ingravidare da un concorrente? Allora ragazzi, devo dirvi la verità, credo proprio che questa volta cercherò di mantenere una certa sobrietà. Di solito nei film, quando uno dice così, la scena successiva sono io gravida eh, da n punti di vista, però lo scopriremo nelle prossime puntate, adesso non lo so, non saprei. Allora, ora, ehm, ma forse è anche il pantalone, probabilmente sì. Eh, guardi, dopo mezz'ora probabilmente sono venuti e se ne sono anche andati. No, 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 ragazzi, vi giuro. Vi giuro, cioè, cioè, ci ho fatto veramente molto molto caso eh. e poi bussano quando arrivano. Di solito, allora un attimo solo, uh, Debbie e Federica, grazie benvenute nel club. Eccovi già qui, Azioni. Aggiunge al gruppo. Ok. Allora Debbie e Federica e andranno nel privé. Venite qui, grazie. Siediti insieme. Scusatemi, perché riposate insieme come se fosse incinta. Oh mio Dio, un attimo. Mangia maletto alle mandorle. Ok, però. Scusatemi, visto che non voglio inficiare questa cosa, vado a livellare un pochettino i loro bisogni. Sì, lo so, sto barando, ma è per la nostra sanità mentale. Allora andiamo nel privé con il primo speed date di oggi, ragazzi, con il primo speed date di oggi. Come non c'è l'audio? In che senso non c'è l'audio? Ok. Allora andiamo a vedere ragazzi e ragazzi uh, Quella in suite è Laura Ragazzi ci torniamo tra pochissimo Abbiate fede No uh, Non ci credo Stanno venendo a rovinare il privé No non puoi partecipare alla cucina Ire anche tu No No vai qui Vai qui allora, se volete, alzo l'audio, ragazzi, eh, se non lo sentite bene. Wait. Ok. Allora, Laura e. Ciao, Laura. Um, Federica e Debbie siete voi. Bea, tu vai di là. Ah, esprimi ammirazione. Io lo sapevo comunque, che Bea. Cioè, aveva ragione quindi Alessia a pensare, eh? Io ve lo dico, io ve lo dico, beh, scusami, lungi da me dirti cosa fare, però vai a fare la pipì magari a questo punto, eh? Che dici? Poi guardate loro che si guardano occhi negli occhi. Ok, lei sta andando, perfetto. Federica e Debbie nel frattempo fanno un, uh, un appuntamento per capire un attimino, ragazzi, gli interessi. Non è detto che sia un appuntamento romantico, ok? Nel senso che comunque è vero che siamo partiti da questo presupposto, ovvero il KPI che ha guidato questa cosa, il fattore che ci ha fatto decidere di creare questo appuntamento, è proprio appunto questa loro relazione flirtante. Ma non è detto che ci sarà l'amore sicuramente uh, è una mh, relazione da approfondire quindi cerchiamo di approfondirla ok vediamo un attimino e vediamo anche se magari l'appuntamento potrà concludersi con un bacio magari a coccola di cera oddio intimità fisica ragazzi facciamoci avanti a questo punto tra l'altro ma 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 qui c'è proprio una penombra è tutto buio oh mio dio quindi qui probabilmente. Ma questo non si accende. Qui probabilmente ci potrebbe essere tutto a, a, a occhi indiscreti. Lontano dagli occhi indiscreti. Ragazzi. Vediamo se ce la fa ad accoccolarsi. A farsi avanti. Ah. Sbadiglio. No. Si è fatta avanti, si è fatta avanti, ragazzi. E Debbie non si è lamentata. Attenzione, non si è lamentata. Ma secondo voi, vediamo se mi da bacia. No, manda un bacio e basta. Vediamo un attimino. Ma attenzione, attenzione, ragazzi. Ok, manda un bacio c'è. Vediamo se esce adesso. Primo bacio! Primo bacio, ragazzi! PS, andate a vedere la mod che vi ho recensito oggi, ragazzi, perché è la vita. Tra l'altro me l'ha suggerita Nanuk Ale, quindi quando vedrai questa live e cioè Penso che impazzirai. Allora, ragazzi, c'è un primo bacio. Almeno l'opzione di un primo bacio ed è il primo, primissimo bacio all'interno della casa del suite GF VIP 23. Vediamo se lo accetta, però, Debbie, perché non sappiamo. L'ha accettato, ragazzi! Dovete anche capire, è vero con l'alba. Dovete anche capire che non sappiamo le relazioni attuali di Debbie. Attenzione Kev. Oh, 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 ragazzi, un attimo solo, Kev ci dice, te da testa calda ad allegro, accetti il cambiamento? Eh, si è sentito davvero calmo e allegro, questo perché non l'abbiamo proprio calcolato, quindi si è sentito un attimo così più tranquillo, cioè vabbè, adoro. Allora, scusatemi, a questo punto Kev, non so se sei ancora qui, ma io direi di sì, tu dici di No? Che dici? Kev dice no, ok. E, ma che allegro poi non sono io, va bene. Kev, allora speravo che potesse, diciamo così, ammorbidirti, e a questo punto va bene così. Allora io direi non accettiamo il cambiamento, ragazzi. Kev, ci abbiamo creduto. Loro che flirtano come se non ci fosse un domani, questi saranno pure i primi. Kev, Kev ha rifiutato un'esperienza del tratto Personale della scoperta. Adoro. Testa calda deve rimanere fisso. Va benissimo. <ride> sì, esatto. Dell'espansione insie, Cresciamo insieme, ragazzi. E adoro. <ride> Ragazzi, no, oddio, che paura. Pensavo avesse detto andiamo a fare fighi fighi, invece era semplicemente un complimento. Che paura. Uff, la scadenza del contratto freelance di Kev si avvicina. Kev, tra poco ti licenzia. Non so cosa sia successo, ma giustamente immagino che sia la colpa del fatto che tu sia qui ora. Andiamo a vedere le relazioni di Debbie. Al momento con chi erano? Perché non soltanto con te, mia cara Fede. E infatti, ragazzi, con Alessia e Giorgia. No, vabbè, scusatemi a questo punto c'entra la visuale, ragazzi. No, scusatemi, dov'è Alessia? Scusatemi, dov'è Alessia? Oh mio dio, aspettate un attimino perché. Me la so... <ride> Mi sono persa Alessia. Alessia, dove sei? Tra l'altro siete tantissimi. Quindi ora ecco. Non so perché. Ah, tutti in bagno, perfetto, perfetto. Allora, mia cara Alessia, gentilmente vieni qui e vieni a chiedere a Debbie che cosa ne pensa, ok? Allora, uh, scambia i numeri di telefono, anche se. Ciao, ragazzi, sinceramente. Scambiare i numeri di telefono in casa potrebbe anche non essere sinonimo di come dire romanticismo. Giustamente sono anche qui all'interno della stessa unità familiare, quindi ci sta. Allora Alessia, vuoi venire? Grazie, eh, ragazzi, cioè, io vi giuro, ogni tanto devo sbagliare qualcuno perché succede il patatrack. Allora, Alessia, grazie! Grazie mille, se vuoi venire qui a palesarti, Lucy ha, ha creato. Uh, fa uh, Complimentati per l'aspetto, ma facciamo così, va bene. Uh, ha fatto lo yogurt alla banana. Grazie mille, Lucy, ci potrebbe servire. Naso. Nel frattempo, ragazzi, andiamo a controllare anche le altre relazioni. Allora, passando da Federica abbiamo Linda, poi che non ha relazioni romantiche, ragazzi. Invece lei che abbiamo visto ce l'ha appunto con chi di dovere e adesso ce li andiamo ad analizzare, Lau che non ne ha, Bea che ne ha con Giulia e Giulia soltanto e adesso Svegliamola, facciamola anche mangiare. Ma che è successo? Fede? Qualche moscerino o qualche cosa? O ti sei fatta la pipì addosso? Lo scopriremo solo vivendo. Allora, Alessia, nel frattempo, che mh, pure le si sta uh, sballando tutta la situazione qui. Complimentati per l'aspetto. Andiamo un attimo a ripristinare queste situazioni, almeno un po' prima di farle andare a mangiare. Uh, complimentati per l'aspetto davanti a Federica. Ovviamente abbiamo visto che Alessia è anche un pochettino testa calda, quindi ci può stare. Ma lo fai davanti a Federica per quale motivo? Ah, Federica proprio deve fare la pipì, deve mangiare e deve dormire. Quindi la rendo un attimo felice per vedere le sue reazioni se sono, come dire, veritiere. Debbie, cosa vuoi dirci? Grazie. Cosa vuoi dirci? Vediamo un attimino, ragazzi. Eh, perché potrei anche sbagliarmi. Ma lei vuole baciare qualcuno. Ma guardate che relazione tiene. Cioè, dai, stringi, vediamo se la stringo lì davanti. La mia gelosia davanti a tutti questi inciuci dice no. Infatti, secondo me così è andato, Linda. Perché Lucy, si single, si consola con lo yogurt. Federica se n'è andata. Ragazzi, questi due speed date sono andati bene per Debbie. Oserei dire perché alla fine della fiera. Ascolta la domanda di Alessia. Che domanda ti ha fatto alessia chi di cosa è successo probabilmente ha chiesto cosa fosse successo proprio qui con loro tra di loro meglio Cioè eh, boh ragazzi non saprei dirvi vediamo un attimino se però alessia riesce a uh, come dire uh, estorcere un bacetto anche lei a debbie visto che debbie ormai cioè, è stata la prima scusatemi debbie botte piena e moglie ubriaca esattamente Vediamo un attimo se possiamo. No, baciare non posso fare niente, ragazze. Eh. Quindi, no. Però le vedo molto romantiche tra di loro. Uh, Chiedi di essere solo amiche. Oddio. Parla del tempo nuvoloso. In tutto ciò, ragazzi, mi dà un nervoso che non possiamo togliere i mh, capricci se non, diciamo, mh, con trucchi. Veramente mi dà molto, molto, molto fastidio. È vero, pensavo la stessa cosa, Melanie. Si stanno putrefacendo questi bicchieri. Allora, la presentatrice viene qui, gentilmente. Ovviamente, come al solito, io do. Dormo. Cioè, questo faccio, ragazzi. Nella scorsa edizione mi facevo ingravidare dalla mattina alla sera o facevo ginnastica. Invece, niente, adesso questo faccio. Questo faccio. Svuota il vassoio, viene a svuotare il vassoio. Grazie. Dormo. Andiamo un attimo da Oliver, che cosa sta facendo? Gioca a ping pong con Corvina. Eh, 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 ragazzi, scusatemi. A questo punto, fatemi vedere la, diciamo la mh, prima impressione che hanno avuto l'uno dell'altra, Corvina e Oliver, perché Corvina, comunque, in tutto ciò, aspettate perché manca lo speed date di Bea. Con Giulia. Quindi per piacere, wait a minute. Um, do cacchio. Ma che sto facendo? Soprattutto, corvina, corvina. Corvi. Eccola qua. Um, allora, vediamo se ce l'hanno già. Non ce l'hanno. Ok, quindi posso andare a. Um, bla bla. Ma che cos'è? Oddio, Corvi, ma è una malattia! Azione! No, sì, azioni, prime impressioni. Um, rimuovi. Oddio, ma che è successo? Che, ma sei stato licenziato. Oh, mio aiuto! Prime impressioni. Ah, eccola, non so cosa era successo. Uh, Oliver è stato anche multato per il pack, benissimo. Allora, vediamo cosa pensano adesso l'uno dell'altra, Corby e il buon ospite. Allora, Oliver pensa che Corvina sia sofisticata, mentre Corvina pensa che Oliver sia mente forte. Ok, ok, ragazzi Ok, va benissimo Ma secondo voi, scusatemi Adesso vado un attimo a svegliare Allora, Corvi Scusami uh, Accetti il cambiamento sicura Del nuovo tratto della personalità? Perché qui adesso A questo punto non so Cosa dire Accetti il cambiamento Se senti davvero fiduciosa e sicura Ti piace? Adoro! Yeah. però sai che mi sa che hai tipo la peste? Ma che hai? Oh mio dio, Corvi. No, ragazzi, alla prurigine Mi sa che qualcuno si è preso le piattole, qua, eh? Cioè, ve lo dico. E... Ah, non ho capito perché ho un lavoro. Boh, bella domanda. Fammi vedere. Sì, mi diceva freelance. Bo. In tutto ciò, cosa è successo qui? Hai litigato con qualcuno? Vediamo. E scusatemi un attimino, ragazzi. Allora, mentre corvi, che vabbè, adesso giustamente c'ha la peste, quindi poverina, mi dispiace tantissimo. Ma volevo vedere un attimino. Eh, allora, ragazzi, scusatemi, visto che è da troppo tempo che stiamo lasciando le due sopra, cioè Melani, ragazzi, Melani. E ehm, Oddio, tra l'altro qualcuno sta chiamando. Ovviamente Alberto che chiama Gio, oddio. Io e Clemente già lo stavamo pensando di passare un po' di tempo insieme. Devo farlo. Normalmente lo farei, è vero, ma non questa volta, io ti direi assolutamente. E sicuramente non ho sentito parlarne bene. Quindi, no, uh, scusatemi, passiamo un attimo da loro perché io, io non ce la posso fare. Ragazzi, praticamente se questa è la faccia di due ragazze, cioè di una ragazza che ha avuto in premio la suite, io davvero non so che pensare allora liberiamo loro due per piacere lei e Tuna ma secondo me Tuna è già scappata ragazzi ah no Tuna si è chiusa proprio in bagno non ce la fanno più queste poverine. allora io direi di uh, aprire ufficialmente la porta e, e beh allora vi devo dire la verità come vi avevo detto volta scorsa volevo in un primo momento uh, dedicarmi anche a loro all'interno della suite, proprio anche oggi. Ma poi ci ho pensato, e visto che, come effettivamente mi avete fatto notare, uh, anche mh, non avendo loro una relazione o comunque non essendo intime, tra virgolette, la suite lascia un poco il tempo che trova uh, almeno in quella prima fase. Io speravo se la godessero di più, vi devo dire la verità, e invece no, giustamente non l'hanno presa come un dono e quindi adesso blocchiamo perché nella prossima suite sappiate che ci entrerà una coppia ragazzi non entrerà stasera entrerà nella prossima puntata ma adesso andiamo anche da lau perché poverina <ride> ma ragazzi sta meglio di tutti io ve lo giuro non ce la posso fare lau vieni qui grazie grazie mille vai e io sono più felice. E sto coi ratti. Sì, cioè la cosa assurda è questa. Cioè che io vedo Laura, una Laura cioè, piena di gioia, piena di. Ecco, è sparita giustamente. È andata già al piano di sopra. E quindi Laura adesso sei libera finalmente. Beh, nel tuo caso è stato più sentita come È stata più sentita come cosa perché effettivamente dovevi rimanere nel tuo goro. Poi guardate, Corvina e. No. Corvino e Giulio, che dolci sono andate a dormire insieme oh. io ovviamente ho buggato tutto, tutta la sagrada famiglia ma amici sostituisci andiamo adesso gentilmente io non capisco per quale motivo si buggino ogni tanto tutti quanti grazie Andrea come al solito tu sei il nostro DJ Uh! Finalmente qualcuno che pulisce, o meglio, per fortuna qualcuno che pulisce Alessia. Ovviamente arrabbiata come non mai, come sempre. Eh, ragazzi, ve lo giuro Ale. Cioè, non, io davvero tu hai questa faccia adesso fissa dalla prima puntata, ma è praticamente la mia faccia. Posso dire, io ogni tanto mi rendo conto, mi guardo e dico "Dio, ma ho la faccia corrucciata. Cioè, infatti, mi stanno uscendo delle rughe di espressione che la metà basta. Sto sempre con la faccia. Uh, pensante, che ne so. Boh. Comunque, adesso, io ti direi vai a dormire. Vai a dormire qui, grazie. Uh, io una cosa, ragazzi, volevo fare, ma a questo punto credo che lo, facciamo, lo faremo nella prossima puntata. Adesso vediamo un attimino. Volevo che il nostro adorato qui si presentasse con tutti, o meglio, che uh, facesse delle um, presentazioni uh, con prime impressioni con tutti. E quindi proviamo perché voglio vedere se magari con qualcuno di loro dovesse trovarsi proprio una cotta. Eh, perché chi può dirlo, ragazze? Eh? Allora, al momento non mi sembra. Vedo che comunque anche con Jo c'era una bella situazione. Vediamo un attimino. Ah, la Di Laura pensa cose un po' bruttine. Vediamo. 3, 2, 1 e divento paranoia appena, appena mi aggrego agli altri, in effetti è vero perché era quello che stressava praticamente, stressa praticamente tutti, allora Giulia nel frattempo sta dormendo qui sopra ragazzi e mi fa piacere perché in effetti deve mettersi in forze, che succede? Che ha fatto Corby? Ma adesso? Si era Scusatemi, adesso si è ricordata che le è cambiata la personalità? Non ce la posso fare, ve lo giuro. Oh, no. Eh, Corby c'ha pure fame. Bel mangiare, nessuno vi obbliga a non mangiare, ragazzi. Cioè, io mi merito una prima impressione col Bonaccio. Hai ragione, Melani, visto che, tra l'altro, poverina. Cioè, boh, ragazzi, è uscita stressante ai massimi, stressata ai massimi livelli. Nonostante fosse uscita appunto da una suite, senti, io ti regalo dei massimi livelli qui, quantomeno una gioia, ok? Va bene? Direi di sì. Allora, abilità stagnanti per essere carrerista. Melanie, vieni qui. E, um, uh, in realtà, facciamo venire anche Linda, hai ragione, Linda, perché a te ti avevo visto dormire, ho detto, ma la lascio un attimo dormire. Però in effetti approfittiamo ne vediamo anche con lei la prima impressione prima impressione di Linda anche di Linda e di Melanie con il frescone non appena uscirà dal bagno cioè noi che ci appostiamo lì tu ovunque tu sia devi sapere che siamo sempre lì dietro di te capito quindi mi dispiace per te ma noi siamo degli stalker Benvenuto nel club. Allora, in tutto ciò sono davvero curiosa di scoprire anche le altre relazioni. Voglia matta di alternative salutari, giustamente. Ci dice: stregatiamo strega, davvero. Ah, ragazzi, PS, non ve l'ho detto. Ma domani mattina devo andare dal parrucchiere e. Um... Ho l'ansia di come mi farò i capelli. Nel senso che mi farò tipo i capelli con i boccoli, eccetera. Quindi, a differenza di come mi vedete, gli spaghetti che ho sempre, vantati con umiltà, doro. Ehm, poi vi farò vedere. Scusatemi per questo off topic doveroso. Allora, uh, andiamo con la prima impressione. No, allora, attenzione, perché Melanie non. Penso proprio che abbia avuto una buona impressione nei confronti del belloccio. Peggio degli avvoltoi, esatto. E, che bella che sarei, sicuramente! Grazie, strega! Non lo so. Comunque, un bellissimo vestito. Naso. Allora, um, prima impressione: fastidioso. <ride> Aiuto. E, e Oliver per Melanie: fantasioso. Questo sicuramente, ragazzi. Questo sicuramente. Ma portiamo Linda gentilmente, grazie. In realtà scusatemi, oltre Linda, ma anche Tuna che ha vinto la suite. Cioè, in teoria chi vince la suite poi dovrebbe avere dei vantaggi. Vedo che non ne hanno avuti oggi. Quindi, scusami, tu, anche. Tu? Dove sei? Aiuto. La sto perdendo. Ok, eccola qua. E andiamoci ad appostare anche qui. Uh, vieni qui, caro, grazie. Vieni qui mamma, ragazzi, è un frescone allucinante. Vorrei dire grazie a Marisol per aver creato tutto ciò. Avrei voluto anche gli altri, però, vabbè, dettagli. Allora, vediamo qual è la loro situazione, ragazzi. Linda, ma non sei più venuta qua? Vieni qui, grazie, vai qui. E andiamo da Linda con azioni, prime impressioni, rigenera la prima impressione. Allora, allora lui. Ce l'ha avuta positiva. Però devo, averli, devo vederli vicini. Perché sennò non ci capisco un cavolo. Allora, vediamo le, le eh, relazioni. Cioè, le prime impressioni. No! Anche Linda pensa che sia fastidioso! Raga, comunque ve lo giuro, first, la first impression mi fa impazzire. Eh? Perché la cosa allucinante è che è coerente. Cioè, non sono cose a casaccio, ma tante. Cioè, la stessa persona genera le stesse impressioni su, su tanti altri sim. C'è cioè, qualcosa di clamorosa sta cosa, vabbè. Ehm, vediamo un attimino invece. Uh, posso vedere con Lusi e il frescone assolutamente sì, tutti quanti dovrebbero in realtà palesarsi col frescone. Uh, però scusatemi un attimo, avevo fatto Lusi, poi avevo... ah, Tuna avevo fatto anche. Fatemi vedere dov'è dov'è Tuna. Eccola qui. Allora, andiamo a mettere il tizio Oliver Apri il profilo. Oh, no, vabbè ragazzi, vedete? Cioè, Tuna, anche... Cioè, non mi ricordo chi pensava che fosse nel mondo dei sogni. O mi sbaglio, potrei sbagliarmi. Comunque, non se la intendono proprio Tuna e Oliver. Spero che comunque i vostri eh, ospiti andranno d'accordo. Scusatemi, Kev. Dove sei, Kev? Che nel frattempo grida in modo incoerente. <ride> Stai pazzo, lo giuro Oliver, col cavolo che vai a dormire Anzi, ti rendiamo anche Proprio molto molto felice E tu la felicissima mm -hmm. Cosa sono Quelle righe per terra Allora, avevo messo le righe per terra Per delimitare uh, l'accesso Alle persone e... Ma infatti Mi sa che non può andare Le ho tolte Cioè, le avevo, le avevo... Ma io non lo so Raga, devo togliere le, le righe a terra, ho fatto solo casini come al solito! aiuto Giuppiera ciao sembra il grande fratello esattamente lo è è il grande fratello con gli abbonati Twitch che puoi leggere qui nella chat anzi ciao se è la prima volta che partecipi alla chat sono i loro Simself i Simself dei miei abbonati e, quindi anzi se vuoi partecipare anche tu faccelo sapere comunque ah, ovviamente eh, ti aspettiamo nel nostro club punto esclamativo Discord se vuoi entrare nel nostro sottogruppo E comunque zuppierai Un bellissimo Nick Tra l'altro Allora Kev Scusami vieni <ride> Comunque mi fa morire Kev Che grida in modo incoerente Voglio far presentare anche Kev e lui Perché magari ci possono stupire Ragazzi chi può dirlo Vediamo vediamo Rullo di tamburi Attenzione Attenzione Grandissima prima impressione Quantomeno lui con Kev Vediamo se anche Kev No Anche Kev Raga, anche Kev pensa che Oliver sia fastidioso, non ce la posso fare, e, comunque Oliver evidentemente sei così cioè, a questo punto, Lucy dove sei tu? Fatti vedere, ok, generiamo anche con Lucy Ale, te lo dico io, eh, ci vado d'accordo la mia sim. Guarda, a questo punto Ale non ci. cioè, non ho dubbi, cioè potrei effettivamente essere abbastanza sicura di questa cosa. Quindi vado a procedere anche con Alessia. Dove sei? Come al solito non ti trovo. Ok, vieni qui. Rendiamola. Ah, no, ma tu non sei così. Allora, andiamo. Ta ta ta. Allora, vai Azioni, prime impressioni Vediamo. Io ragazzi, esigo sapere se tra Oliver e qualcuno ci può essere un. Um, come si dice? una cotta, se in casa c'è la cotta di qualcuno, cioè di Oliver in realtà. Allora vediamo un attimo Lucy nel frattempo che non si crea. Attenzione, come al solito Oliver pensa sempre cose carine degli altri, ma sono gli altri che non le pensano di lui. E eh, vabbè, vedremo, vediamo un attimo Lucy cosa ne pensa. Oh, divertente dover intorno. No, vabbè. Lucy, allora vienici a parlare visto che nessuno lo vuole, poverino. Invita Oliver a giocare. Vai, sì, Oliver, vai. Divertente da avere intorno, poverino. Allora, vediamo un attimo, Alessia, quindi, che cosa mi ha detto. Che praticamente Oliver apre il profilo del Sim. Vediamo, mente forte ed emozionalmente espressivo. Va bene. Allora, Alessia, praticamente ha girato il tuo essere testa calda e uh, abbastanza provocatrice, ma anche provocater. Uh, direi che uh, lui l'ha interpretato come emozionalmente espressivo, onestamente free 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 allora andiamo a, anche a utilizzare i nostri soldi anzi i soldi della redazione la redazione lo sa anzi della regia e andiamo a vedere anche qui che cosa si sta facendo ragazzi la mia sim self tra l'altro lo dico per Zuppiera e per chi uh, sta iniziando a seguire adesso questa live questa sono io ragazzi sono la presentatrice e a tratti me ne infischio non faccio nulla però visto che ogni tanto poi se vedo qualcuno che appunto è da Solo, eccetera, io direi che facciamo cose insieme quindi vado da Andrea e vado a sfidarlo. A tuffarsi, Andrea, ti devi tuffare, tuffati, tuffati. Tra l'altro, non ho capito se lui anche, Laura. Ma tu con Oliver uh, c'era una, si sta per tuffare, ragazzi. L'ho sfidato e ha accettato il guanto della sfida. Vai, vai. Ok, vediamo se come Marisol, che volta scorsa, Marisol ha fatto un, un carpiato che non lo so. Un salto mortale. Cioè, boh. Vediamo. Ah no, tu bomba così. Vabbè, non fa niente. Cioè, onestamente ti sei tuffato meglio di come mi tufferei io. Strega proprio impazzita, perché. Alberto basta! Sarà il prossimo ospite ad entrare nella casa. E a proposito. Tu che mi inviti sempre a fare cose, quando io ti ho invitato, ma tra l'altro Joe ha relazione anche con me, amorosa. Tu una Debbie, oddio mio. Cioè, la prossima volta dobbiamo dedicarci anche a Joe. Però, ragazzi, a questo punto voglio un attimo invitare a proposito Alberto nell'otto attuale. Quindi andiamo a vedere con Shiz, convoca un sim e vediamo se si degna di venire. Quindi rimaniamo un attimo qui nei paraggi perché avete detto che effettivamente devo aspettare, devo avere pazienza e vabbè. Um, Tatina ma io è da un'ora Che sono flottante ridere a crepapelle Ridere a crepapelle <ride> Adoro Ale ma un bel Rendi felice l'unità familiare Tutti che ti fanno si fanno la pipì addosso Allora ragazzi avete ragione Perché io ho detto no dai così Usano i bagni e le camere da letto Il problema è che ci vorrebbe anche un po' di autonomia No in questo caso rifiuto Perché quando li rendo felice Fa, 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 fa così um, Nel senso che se avessero l'autonomia e andassero tutti in autonomia sinceramente sarebbe tutto ottimo il problema è che molto spesso come avete visto hanno questi uh, cali che poi non, non gestiscono in autonomia maledetti siano loro tra l'altro ragazzi secondo me è un bug cioè che non, non viene mai ripristinata però ditemi se vo a voi è cambiato qualcosa con gli ultimi aggiornamenti a me sempre la stessa cosa boh vabbè dettagli eh, allora scusatemi un attimino Perché quindi volevo un attimo vedere Allora a parte Julie Allora Lita che sta giocando qui a basket che, Ma che carina uh, Allora volevo vedere con Oliver E anche Julie uh, La prima impressione che ha anche Julie Vediamo un attimino Genera prima impressione Vediamo Julie che cosa ci dice Io che sto parlando qui con Kev Kev che ci dici? E io dico, ah bla 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 bla. Fai la scema. Oh mio dio, ma parla di me. Kev scocciato da me. Io non me lo merito, Kev. Però questa cosa. Oh raga, ma che è che è andato a fare pipì qua dentro nel cespuglio? Nella vita vera, non so neanche come è fatta la palla a momenti. Ragazzi è bellissimo perché in The Sims possiamo uh, avere queste, questi slanci totalmente fake Andrea comunque adesso puoi uscire da qua eh Vieni, oh che stavo andando a fare a ripulire, io eh, ce la faccio, <ride> idolo, comunque scusatemi, attenzione, Oliver pensa che Andrea sia snob, cioè non mi usciva da tantissimo tempo questa, questa reaction, Andrea pensa che Oliver sia divertente da avere intorno, mentre il contrario, snob, sembra così rigido... Vediamo se vero e snob, ma secondo me, perché si è fatto vedere che aveva un look molto elegante, Oliver, non capisci niente. Era elegantissimo. In tutto ciò, scusatemi. Ovviamente qui c'è Ire, oh, ragazzi. È in corso uno speed date. Scusatemi, è in corso uno speed date. Non sei tu? Sono io. E il non sei tu? Sono io, Di Melanie. Oddio, chi. Aaaaaah! Oh. Che veri tu. cioè era che. era Melanie? Oddio, è vero! <ride> Melanie, mi confondo. Treme, te. Abbiamo gli stessi capelli. E il non sono io. Guardate, scusatemi. Guardate, Kev, come la guarda. No, vabbè. Scusatemi. Non ce la posso fare, Kev. C'è qualcosa che vuoi dirmi? Aspetta un secondo. Sì, ok. Va bene. Allora, ragazzi, a parte che Melanie vorrebbe diventare amica di Debbie. Quindi è Olivier, proprio. qui ha con... ragionissima. Sono tremendamente snob. Vittoria Carnagione Scura, <ride> Vittoria Carnagione Scura, adoro tantissimo. Beh, otto, ti posso dire, Andre, adoro, cioè adoro, viva lo snobismo, ciaoone proprio, ciaoone. Allora, io direi: chiedi un consiglio sociale, proprio per lo stare in gruppo, lamentati della festività del giorno dell'amore. Direi di sì, e, e poi uh, facciamo così, uh, chiedi se è single a ah, Kev. Uh, e voglio vedere in realtà anche un attimo qual è la situazione con Kev, cosa ne penso di Kev, cosa ne pensa Melanie di Kev. Non si sa, quindi andiamo a, uh, come si dice, uh, ce la posso fare, uh, rigenerare le prime impressioni. No, attenzione. Allora non se la proprio contento, cioè, come si dice? Intendono ogni tanto proprio le parole. Cioè, così vanno per fatti loro. Allora, Melanie pensa che Kev sia drammatico. E Kev pensa che Melanie sia nel mondo dei sogni. Però, allo stesso tempo, hanno una buona compatibilità. Quindi, secondo me, tipo, entrambi hanno ragione. Vediamo un attimino se invece con Debbie cosa ci può essere. Vediamo, vediamo. Prime impressioni, Rigenera. E... Non c'è nessuna Love Story in questa casa. Eh, allora, ti posso dire che... Se lo intendi Ironicamente Perché diciamo che ce ne sono anche troppe Di, di uh, Leason In questa casa Cioè praticamente tutti con tutti Ormai non, non c'è più religione ragazzi Allora prima impressione responsabile Melanie per Debbie Ma non ho capito Debbie per Melanie Responsabile eh? Oddio Debbie non sa cosa ne pensa di lei Vediamo scusatemi perché questa stranezza è veramente strana, direi. Sì, c'è un poliamorosismo, diciamo. Esatto. E... Ma è vero, sono drammatico. No, vabbè, assurdo. Comunque, ragazzi, eh? prime impressioni rigenera Rigeneriamola, ragazzi. Vediamo cosa ne pensano l'una dell'altra. Ah! Non ci credo, non ci credo, Rago. Allora, ecco perché Melanie voleva diventare amica di Debbie. Oddio, allora c'è una cotta, ragazzi. Debbie pensa che sia uh, fantasiosa Melanie, e lo pensano anche altre persone, tra l'altro. Ma uh, Melanie ha una cotta, la prima cotta, ragazzi. Ha una cotta per Debbie, tra l'altro. Debbie quando guarderà questa live tanti baci, mi sa che la rivedrai su YouTube, quindi lasciaci un commentino, anzi lo dico a tutti coloro che vedranno questa live su YouTube, che tra l'altro ragazzi vi ricordo, escono su YouTube ogni lunedì alle 17, quindi se vi siete persi qualche episodio andatelo a recuperare, allora chiediamo se è single, ragazzi, chiediamo se è single, è la prima cotta, è vero, Debbie super richiestissima, cioè oggi si è pure baciata, io non so se a questo punto accetterà Mannaggia la miseria Però la cotta ragazzi ragaggi. Ragazzi la cotta vince liaison che ha avuto con Federica Prima dai ha preso, ha preso che è single Ma che è che stasera non so parlare Flirt uh, Complimentati per l'aspetto Ragazzi scusatemi In tutto ciò dobbiamo ritornare allo speed date Tra Giulia Oh mio dio guardate nel frattempo po' scusate ma mi ero perso questo dettaglio cioè Ire e oddio mio siediti Ire e Alessia stanno continuando la loro liaison qui e qui vuole chiacchierare con Tuna scusatemi ma ormai io cioè, non sono nessuno quindi non sono nessuno scusatemi fatemi vedere se tra Ire e Alessia c'è qualche Okay, vediamo un attimino Alessia. Uh, non c'è ancora una prima impressione, quindi vi direi: ah, ops! Sì, eh, Linda! Ho messo che gradisci il sudore. <ride> Scusami, forse ho sbagliato, posso anche togliertelo, mi sa. Allora andiamo a fare una prima impressione tra di loro. E vediamo cosa esce. Perché non escludo... Sentimento acquisito! Oh, per... uh, che bello, Debbie! Cos'è? Vicinanza... Kev e Debbie, ragazzi! Emozionalmente espressivo, fantasioso e vicinanza crescente per i momenti piacevoli! Che carini! Scusatemi, volevo vedere un attimo. Alessia, invece, Ire... Allora, anche Irene pensa che Alessia... <ride> Non ti regoli davvero, pensano tutti che tu sia dra drammatica. O meglio, noi l'abbiamo detto a voce, però anche loro lo pensano. O meglio, anche Irene lo pensa. Però Alessia pensa che Irene sia fantasiosa. Adoro. E, invece, torniamo da loro. Prima cotta, momenti piacevoli, ragazzi. Allora torniamo da lei e vediamo se riusciamo a prenderci un altro bacio da Debbie. Cioè, ormai Debbie, io veramente non so. Dove sei andata, Debbie? Debbie! Sta andando a giocare a beer pong, dai. Cioè, Debbie, ti prego. Allora, vediamo un attimino. Confessa l'attrazione anche tu. Ah, che impressione, uscita con, con Oliver. Giusto, andiamo a vedere perché me la so scordata pure io. Quella tua, li sappiro. Allora, andiamo a vederla. tatta. Ta, eccoci qua. Allora, first impression, fantasioso, tu per, cioè Oliver pensa di te e tu pensi che Oliver sia divertente da avere intorno. Quindi ti posso dire, sinceramente, Giuli, io con Oliver ci scambierei una parola. Tra l'altro, che grande uomo di casa! Sta anche passando lo straccio, ragazzi, poverini, gli ospiti che non sanno... Guardate Laura che si sta facendo già due calcoli. E tra l'altro credo palesemente che gli stia guardando il popò, ma come darti torto mia cara Laura, E però dicevo ragazzi mi dispiace eh, diciamo deludere gli ospiti che arrivano qui pensando, sperando eh, che possano trovare un po' di pace in questa villona, allo stesso tempo conoscere anche un po' di gente eccetera eccetera, e in realtà vengono qui per spazzare a terra, prendersi le corna qualora si dovessero fidanzare con qualcuno subito, Giulia vatti a lamentare dalla tua vita sentimentale subito, non so perché sia uscita questa cosa però la prima cosa è la lamentati della, della vita, della, sì, e chiedi anche se è single, cioè per prima cosa vai Non hai capito, in questo periodo sto veramente... Ma come si permette, Olivier, di rubarmi il lavoro? Ah, è vero! <ride> Andrea, non spazi più tu adesso, beh, ho i, ho i miei dubbi, eh, ti posso dire hai capito? Mi hanno deluso troppe volte. E una è anche qui, in questa casa. Oh, mannaggia, guarda. Però ora che ci penso, tu sei single? <ride> A proposito di vita amorosa, un pochettino così? Eh? Cosa, cosa mi dici? Discuti della pace nel mondo? Oggi stiamo parlando così per uh, temi inflazionati, ragazzi. Eh? Temi inflazionatissimi. Vai. E ti direi anche a questo punto: ah, Flir, ehm. flirta. Proviamo a flirtare, ragazzi. Naso. Ok, Oliver è single e l'abbiamo capito. Io, però, adesso vorrei tornare un attimino da Bea e da Giulia perché devono. Vediamo un attimo se lui. Attenzione. Mamma ragazzi, che sguardo, Marisol! Che cacchio hai creato! Oddio, oh, mio aiuto! Vediamo un attimino. Tra l'altro, Corvina, io non so se adesso la prenderà bene. Nel frattempo, alle No! C'ha pure le risatine. Raga, madonna, mi stanno tutti qua dentro. Ma se la mischieranno tutti. No Corby Ci appesta adesso Ragazzi io dove sono Io dove sono ah, Alessandra Oddio le risatine Meno male che io non ci sto qua Allora Bea scusami vieni qui Entra così vieni a parlare con Giulia Visto che dovete fare Uno speed date Ehm Ale ma il lotto ha per caso il tratto flirtante Ehm um, Potrebbe averlo, sì. Potrebbe averlo. E tra l'altro vi ricordate che mi avevate detto che dovevo modificare e metterne anche uno perfido? Ecco, non l'ho messo. E ho lasciato quello lì romantico. Però devo cambiarlo, avete ragione, avete ragione, dovrei metterlo. Allora, vediamo un attimino. Oliver si sì, sta dicendo qualcosa a Julie. No, lui è tipo immobile, cioè tipo della serie... Parla cara Giulia, parla. Tranquilla, ti ascolto. Però lui non dice niente. A cioè, te, aiuto. Cioè, lui dice: Ah uh -huh, uh -huh. oh, no, no, attenzione, parla. Chiacchiera, impara a conoscere, vai. E nel frattempo torniamo un attimo da Bea. Wait. Wait, wait. Ok, allora, ragazzi, vai qui. Vediamo un attimino se posso. Marisol, ti puoi spostare un attimo tu, facciamo così. Marisol si mette qui. Marisol, vai qui, se puoi grazie. Ok, grazie mille. Perfetto. E invece Bea si sposta qui vicino a Giulia. Giulia, oh mia cara. Bea però... Cioè, capito? Ho capito che vuoi fare quella un, un pochettino così sulle tue. Però, eh! Brava la mia bea! E Giulia, che si sta riscaldando: cioè, raffreddando dai bollenti spiriti. Giustamente. Vediamo un attimino, qui loro che cosa dicono, cosa fanno. Tuna, tu ti adoro. Parla un pochettino anche tu, una, Alessia voglio vedere cosa, cosa ne pensi di lei. Fa delle facce buffe, vediamo se ha una. Prima impressione con Alessia, vediamo. Wait. No, non c'è, allora voglio sapere anche cosa ne pensa tu, una di Alessia, scusatemi. Fa la faccia buffa nel frattempo. Prime impressioni, rigenera. Okay. Vediamo. Allora, stanno ridacchiando però tutte e due. Vediamo se saranno due uh, prime impressioni positive. Ah! C'è una cotta, ragazzi, non ci credo. Pareva che me lo sentivo. Oddio, wait! Una cotta di tuna per Alessia? Cioè, una delle poche tuna che non odia Alessia. No, scherzo, non è vero Alessia, sto scherzando assolutamente e anche perché vi devo dire la verità che Alessia ha avuto ottime conversazioni con tutti finora, però si è rivelata una bella testa calda e invece la nostra Tuna pensa che... Allora, innanzitutto Alessia è Virtuna responsabile e Tuna pensa che Alessia sia interessante, infatti, e prima cotta, oddio. Vediamo se possiamo già confessarle l'attrazione, vediamo. Romantico, intimità fisica, così proprio. Facciamo una battuta d'abordaggio. Nel frattempo, scusatemi, Bea si sta anche soffiando. E andiamo a continuare il nostro speed date. Vai, Giulia, per piacere. Solletica senza pietà. Sì, sì. Tra l'altro, è anche il giorno dell'amore, ragazzi. Guardiamo Tuna. Allora, Tuna ha fatto una battuta d'abordaggio ad Alessia. Ed è andata assolutamente a buon fine. Poi vediamo loro due che si fanno un solletico. Oh, ma come si guardano? Oh mio dio! No, vabbè, ragazzi, non ce la posso fare. Non ce la faccio. Aspettate perché vediamo che cosa ci dà come opzione. Vediamo, bacio. Manda un bacio, ok. Era uscito anche primo bacio. Oddio, ma tra chi parla di matrimonio? Ma che scherziamo, ragazzi? Yeah, un bacio, intimità fisica, fatti avanti. Vai, fatti avanti, fatti avanti. E vediamo se anche tu ora puoi farsi avanti con Alessia. Ragazzi, sarà un pandemonio nella prossima puntata, quando entreranno anche gli altri ospiti. Ma non c'è. È partita la ship, Giulia e Bea. Assolutamente, tu alla fine se n'è andata. Che sta facendo? Oddio, vai, vai, Bea! Vai, Bea! Dalle un bacio! Bacio, bacio! Vediamo se possiamo. già. OMG. Ba primo bacio! Ragazzi, primo bacio ufficiale! E il se vuoi, ti passo il famoso duca di Bridgerton come ospite d'onore. Il duca di Bridgerton? Chi è che me lo dice? Melanie? Sì, Melanie. Sì, lo voglio. Lo voglio. Oddio. Secondo primo bacio di oggi. Ed è partita la ship, ragazzi. E qui battevano le mani. Ragazzi, ho sentito battere le mani. Scusatemi. Vediamo se a questo punto può esserci un bacio anche tra Tuna e Alessia. Vediamo. Eh no, se cioè soltanto fa il bacio a mano, ancora non è... guardate! Oh mio Dio! Ragazzi, applausi, applausissimi. Scusatemi, ma ogni tanto quando si fanno quelle proposte che tipo in realtà sono complimenti, a me sembrano sempre proposte da andare a fare fighi fighi. Ma qua nessuno va a fare fighi fighi. Parla del matrimonio. No, non è ancora il momento. Comunque, flirtiamo. E attenzione, perché qua ragazzi, tra poco si, si girerà a, a tipo... Come si dice Monache di clausura, che poi alla fine succede il pandemonio. Eh, vabbè. Oh, che dolci. Beh, Giulia. Oh, Alessia pare aver trovato un po' di tranquillità, ragazzi. Devo dirvi la verità. Col cacchio, Alessia. Che stai dicendo? Flirta con Marisol. No, dai, ragazzi, appena l'ho finito di dire, Marisol. No, non ci credo. Bla bla, bla bla bla. Non puoi, non puoi. Ma forse tu l'ha presa bene. Vediamo, oh, ragazzi. Tuna non se ne presa meno male. Però eh, ti direi di evitarla come prossima cosa. Eh. Nel frattempo, con tutto questo flirt in giro, ragazzi, ha fatto guarire corvina. T, 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 scusatemi vorrei uh, strega nel frattempo sta andando giorno dell'amore per qualcuno è andato bene per irene è stata positiva per debbi ovviamente è stata positiva vabbè de dettagli proprio ciao giulie recupera gli ultimi minuti anche se sto chiudendo anch'io sappiro e per... basta ragazzi, basta. Allora scusatemi un attimino perché non ricordo, ma no, anzi ricordo e non è così, non abbiamo visto la prima impressione tra Strega e Oliver. Quindi io vi direi che la vado subito a vedere, prima impressione, Rigenera. Vediamo che cosa ne pensa l'uno dell'altra. Anche perché Oliver l'ignudo, sto uscendo da qua. Irene, nel frattempo, zitta, zitta, ha fatto un attimino. Uh, il suo gioco con, De no, con Alessia eh, però eh, mi sa che poi non ha tenuto conto di una serie di cose ragazzi uh, fai romanzia con Kev ecco alla fine della puntata ragazzi tra mh, pochissimi minuti andiamo anche a vedere se sono cambiate un po' di relazioni e in realtà mh, più che relazioni si sono cambiati i capricci allora vediamo un attimino cosa ne pensa l'uno dell'altra di strega e lui vediamo strega e Oliver Andiamo a vedere, allora attenzione. Lei vabbè, stili di vita, fanatica di cibo salutare ed energica. E nel mentre che sto a fare, Laura, vuoi contribuire anche tu a questa serie? L'ho creata troppo realistica. No, Laura, non ti preoccupare. Allora, ragazzi, vi dovete, anche, dovete anche capire che siete in tanti. Quindi, ci sta che magari se alcuni si appartano da una parte, eh, poi ci sia un attimino da alcuni, altri sono un pochettino lasciati lì a fare le loro cose. Soprattutto se non hanno molta voglia di partecipare. Quindi, nella prossima puntata li obbligheremo, volente o nolente. Anche perché, volta scorsa, vi ricordate che abbiamo anche fatto delle prove e ho oggi no ma volta prossima ovviamente torneranno allora mh, sofia pensa che oliver sia eh, pretenzioso e invece oliver pensa che sofia sia ragionevole mm, bene bene è qualcosa su cui si potrebbe lavorare allora ragazzi visto che stiamo chiudendo ufficialmente vi vado a dire cosa cioè se qualcuno di loro ha dei bisogni del uh Debbie sta facendo un massaggio svedese um, ad Andrea Brava, brava Debbie. Ormai, ragazzi, ci abbiamo preso gusto con questo massaggio. Perfetto. Poi, uh, i capricci è la cosa che mi preme vedere. Se qualcuno ha qualche capriccio. Oh mio dio, ragazzi. Stanno andando a fare fichi fichi. Stanno andando a fare fichi fichi. Stanno andando a fare fichi fichi. Oddio. Oh mio dio, ragazzi. Oh mio dio, il primo fighi figli nella casa del sweet GFLIP! Non ci credo! Gioia e Bea! E rischiavamo pure di perdercelo! Col cacchio! Mayday, Mayday! Oddio, non ci fanno nemmeno vedere niente. Però, cioè, se quello che hanno riprodotto all'interno della piscina è, diciamo, portato avanti anche qui, sinceramente si può ben capire che Accendi le candele! Oh mio Dio! No, vabbè ragazzi, non ce la posso fare. Non ce la posso fare, il primo fighi fighi! Sì, siete le prime, Bea, che onore! Grande Giulia e Bea! Ragazzi, allora scusatemi, qui lo dico e qui non lo nego, la prossima suite, settimana prossima, sarà... Di Giulia e Bea, la suite è per loro nella prossima puntata. Applausi, ve lo siete meditato, ragazze, ve lo siete assolutamente meditato. Non le vedo più, ragazzi, vi devo dire la verità. Spero che siano ancora vive E la um, suite Servirà anche per vedere Se questa relazione può effettivamente Essere qualcosa di più o no Ovviamente questa cosa Potrebbe essere o potrebbe non essere Messa in crisi Da eventuali nuovi ospiti che entreranno Ragazzi perché adesso questa È la, la situazione Con questi uh, Abitanti Comunque sono andate perse praticamente Cioè io non lo so, vi giuro. Io che controllo anche gli altri perché voglio tenerli sotto controllo. Ok. Allora Giulia è qui, quindi in estasi, fantastico. Oliver che non fa nulla, abbiamo capito. Lui che si fa fare il massaggio, perfetto. Oggi ho creato Lara Croft e il suo aiutante Jonah per provare vita nella giungla e tempo zero hanno copulato nel cespuglio. No, vabbè, adoro. Eccole! Oh, a eludere le telecamere. Esattamente, esattamente. Ma che bello, ragazze. Io felicissima di tutto ciò. Quindi non è che c'è un bug che non ci consente di fare le cose. Anzi, io che chiacchiero con Laura. Vedi, Lau. Vedi, Lau. Lo sapevo io. Entusiasmati per l'aria aperta. Vediamo io che cosa ne penso di te, mia cara. Vediamo se abbiamo uh, una situazione interessante, interessante. Io lo sapevo. Ti voglio tanto bene. E, allora, continuiamo a vedere un attimo invece, poi quindi. Gli altri, se anche hanno dei capricci collegati ad altre persone, solo Melanie ancora vuole stringere amicizia con Debbie. Uh, Giorgia un po' stressata perché qualcuno controlla la sua vita e uh, ok e Ire niente ragazzi nessuno ha altre cose che coinvolgano altri uh, partecipanti quindi boh lo scopriremo nelle prossime puntate allora ragazze mie cioè io veramente ragazzi questi cioè non escono ma io non lo so state attenti ai vapori qua eh ve lo dico Oh mio Dio, bollente intenso! Ragazzi, cioè non ci credo, vi giuro. Queste sono cose che andranno assolutamente postate on Instagram, grazie alle nostre prime due copulatrici. <ride> Adoro. Avete la rotella, raga? Oddio, sì anche a me. Aspettate. Wait, wait. Avete ragione, perché mi sa anche a me. Mi sentite però? Oddio ragazzi, qualcosa si sta bloccando. Rotella che gira. Sì, anche a me risulta. Ma mi sentite? No, credo che non mi sentiate. Naso. Ok, nel frattempo dovrebbe essere tornato regolare, ragazzi. Spero che adesso mi sentiate. Non so cosa è successo, ma mi è uscito proprio tipo il blocco rosso uh, della. Mh, cioè, proprio della live, quindi non lo so, ragazzi, onestamente. Allora, spero che adesso mi sentiate. Vediamo un attimo. Ok, sono molto indifferita, mi sembra di capire. Comunque, ragazzi, allora a questo punto io vi direi, penso che mi sentiate. Uh, mh, non so cosa cavolo sia successa alla connessione. Io posso ipotizzare che sia stata la sauna bollente di Bea e uh, Giulia ad aver imballato praticamente tutto e tutti. Quindi vabbè. Onestamente non è colpa nostra, quindi ci può stare. Uh, sinceramente me l'aspettavo questa cosa. Tra l'altro vedo che uh, beh, adesso ha anche chiesto un massaggio a Giulia. Loro non si staccheranno. Uh, sapete che cosa vi dico? Che al piano di sopra nella suite vado anche a mettere un cosino per il massaggio. Chiede un massaggio e allo stesso tempo fa un massaggio. No, vabbè, non ce la posso fare. Quindi um, metterò anche un lettino da massaggio al piano di sopra così si dedicheranno l'una all'altra ragazzi Melanie ha rotto uh, sì, um, ha rotto tutto ho rotto tutto ragazzi uh, io e il vapore io non, sinceramente non credo soltanto il vapore e bacia fa un massaggio qua la situazione sta andando veramente molto veloce quindi lo scopriremo nelle prossime puntate Troppa festa abbiamo fatto per questa sauna, è vero, è vero. Attenzione perché la nostra Bea vuole stringere come desiderio um, uh, Giulia, però non so perché questo non lo posso bloccare, soltanto i primi due, questo no, mannaggia. Vabbè, comunque, allora ragazzi, a questo punto uh, vi direi che ci vediamo nella prossima puntata, che sarà settimana prossima. Io spero che questa vi abbia divertito, io mi sono divertita tantissimo, grazie a voi e ai vostri himself ma ve l'ho detto ehm, rimangono in sospeso anche ovviamente gli ospiti che arriveranno quindi nella prossima puntata se non l'avete ancora fatto mi raccomando cliccate il cuoricino se state vedendo per caso questa live se la state vedendo nel futuro lasciatemi un commentino su youtube eh, direi che la concludiamo qui ragazzi anche perché appunto eh, ormai va a scatti quindi ci vediamo nella prossima puntata che sarà settimana prossima spero in ogni caso che mi stiate sentendo io direi di decretare conclusa qui la live scrivetemi yes appena lo sentite e ci vediamo um, settimana prossima in live domani uh, no scusatemi sabato uh, uh, su youtube con un nuovo video un bacio a tutti ragazzi buonanotte grazie mille a tutti ciao